Oh, bentornati su Radio Design. Ora siamo in compagnia di Simone Fittuccia, presidente di Federalberghi Umbria. Benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, siamo a questo convegno organizzato all'interno di questa bellissima struttura di Idea Illuminazione, però parliamo ovviamente sempre di hospitality. Si parlava molto anche di lusso e volevo chiederle intanto qual è lo stato dell'arte in Umbria delle strutture ricettive? In questo momento lo stato dell'arte delle nostre strutture è abbastanza deficitario e c'è questa esigenza anche da parte degli imprenditori e della nostra regione, anche delle istituzioni regionali, di riqualificare l'ospitalità. Fatto sta che già un anno e mezzo fa sono stati pubblicati dei bandi internazionali e comunitari che possano aiutare, che stanno aiutando le strutture a riqualificarsi e ad alzarsi di categoria. L'esigenza che oggi si ha nel nostro territorio è quella di avere un'ospitalità a 4-5 stelle, cosa che attualmente di 4 stelle ce ne sono alcuni, di 5 stelle sono pochissimi. Ed è la nostra regione è caratterizzata soprattutto da un'ospitalità 2 e 3 stelle, e questo ormai è un mercato in sofferenza. L'esigenza è quella di alzare la qualità, di alzare l'ospitalità e di dare maggiori servizi. E proprio per questo c'è il bisogno che le nostre strutture, le strutture dei miei associati, degli associati che io rappresento, hanno questa proprio necessità impellente di rinnovarsi e di guardare avanti. La richiesta oggi è maggiore in un'ospitalità 4-5 stelle che in quella 2-3 stelle o extra alberghiero. Volevo chiederle, come si caratterizza diciamo, il cliente tipo che viene in Umbria? Che esigenze ha? L'esigenza, allora, c'è stato un percorso. Il percorso di alcuni anni fa era un cliente che veniva, prendiamo ad esempio Assisi, che è nel territorio che è qui adiacente a Bastia, dove è l'azienda Dea Illuminazioni, bellissima location innanzitutto. È un cliente attratto spiritualmente dalla fede, da San Francesco. Rimane sempre questo cliente, però c'è anche da parte di questo cliente l'esigenza di avere un comfort maggiore, di avere delle strutture che abbiano un design che renda il suo soggiorno, la sua permanenza nel territorio più diciamo emozionale. E questo ce lo dicono, ce lo fanno sentire e ci fanno capire proprio gli stessi turisti che arrivano nel nostro territorio, che ovviamente noi siamo un pochino indietro ed è per questo che gli imprenditori, quelli adesso non dico più illuminati, ma quelli Certo. che ovviamente fanno del lavoro dell'albergatore un'esperienza anche loro personale, perché poi è un'esperienza anche personale, si stanno adoperando proprio per rinnovare le strutture. E ci sono circa una ventina, 20, 22 strutture sul territorio della Regione Umbria che da 3 stelle passeranno a 4 stelle. Proprio anche l'occasione che gli viene data è stata quella dei bandi comunitari, del bando Sharm, che permette di riqualificare la nostra ospitalità. Che è un bando nazionale, È un immagino. bando regionale Ah, ok. con fondi comunitari. Come si riconfigurano gli spazi quindi all'interno delle strutture ricettive? Viene dato più valore, non so, al bagno come alla stanza, semplicemente alla stanza da letto? Come viene riconcepito lo spazio? Il bagno è un ambiente fondamentale, è un ambiente fondamentale che è quello che nella camera, quando si arriva in albergo, nella camera, tante, ma poi dopo se non è abbinato al comfort, si rischia di avere un boomerang, perché poi il design può piacere come invece può non piacere, ma se è confortevole, a quel punto si dice sì, non mi piace, però la camera è molto confortevole. Il bagno è un altro ambiente che oggi, mentre prima il bagno era un'appendice della camera, oggi invece è una parte importante perché il bagno, oggi si vogliono dei bagni comodi, si vogliono dei bagni più grandi, prima c'erano dei bagni piccoli e Certo. angusti, oggi invece i bagni piccoli e angusti non sono più tollerati.
dati, e il cliente quando arriva nelle strutture, molto spesso lo vediamo anche nelle critiche, ovviamente noi le critiche le prendiamo come critiche costruttive, certo, non come dei messaggi negativi che ci manda il cliente, si possono anche intendere negativi, ma soprattutto se uno le interpreta per quello che sono, ti danno quei suggerimenti importanti per poter stare nel mercato ed essere presenti anche in futuro sul mercato, perché altrimenti se non si seguono dei determinati suggerimenti si rischia di andare fuori mercato e di chiudere. Quali sono, diciamo, le criticità del settore? Quali sono, diciamo, le esigenze che voi rivendicate poi nei confronti degli organi politici? Nel senso, quali sono le battaglie che porta avanti Federalberghi al momento? Le battaglie che noi portiamo avanti, uno è quella che ci sia omogeneità sul territorio, perché oggi nel nostro territorio ci sono molte strutture che navigano nel sommerso, cioè non sono legali, quindi creano una competitività sleale alle aziende che invece sono legali. Questo che significa? Che le aziende legali ovviamente sottoposte a una tassazione, tra cui la tassa di soggiorno, l'IMU, la Tari, per quello che ovviamente per le attività che si svolgono. Il sommerso, e di sommerso ce n'è parecchio, e parliamo su una struttura, circa 6.000 strutture legali, ce ne sono 10.000 sul territorio, quindi parliamo di strutture non legali, ovviamente non avendo i costi che hanno le strutture legali, sono molto più competitive e riescono a fare un danno importante a coloro che invece fanno dell'ospitalità un'arte, un mestiere, un lavoro, e ovviamente sono sul mercato pagando tutti quelli che sono gli oneri che devono essere pagati. Quelle non legali ovviamente sono quelle che oggi stiamo facendo questa battaglia con le istituzioni per farle riemergere e renderle, metterle in competizione con noi. Non è che diciamo non ci devono essere, ci devono essere, ma che siano ovviamente legali sul mercato. Certo. Bene, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato e alla prossima. Grazie.